TG, buongiorno, benvenuti. Si è appena concluso ieri a Parigi il summit mondiale di 50 capi di Stato e di Governo sul tema dell'ambiente e del clima, segno che questi sono i temi cruciali, strategicamente più rilevanti del momento. E noi, nella nostra vita quotidiana, come li affrontiamo questi temi? Guardate la nostra copertina di oggi. We'll be discussing something very important, which are new. One is the plastic. Parliamo di cose molto importanti, anche nuove, come la plastica, di come la plastica stia invadendo tutto il mondo, rendendo miserabili le nostre vite, perché ogni anno più di 8 milioni di tonnellate di plastica sono riversate nei mari. Abbiamo creato un grande oceano di plastica che invade anche i fiumi, i canali. Tutti i corsi d'acqua si stanno riempendo di plastica, che cresce sempre di più e che non potrà essere distrutta. Andando avanti così, tutto diventerà plastica. Pensiamoci. I pesci stanno mangiando granelli di plastica e noi mangiamo il pesce e tutto questo entra in noi, perfino l'acqua. L'acqua contiene microfibre di plastica e noi beviamo quest'acqua e non possiamo sbarazzarcene. Le nostre vite si degradano, ma come si può risolvere il problema? Abbiamo pensato di farlo usando la logica del social business e abbiamo creato una nuova impresa di social business in Vietnam per ripulire il fiume Mekong. Il Mekong è totalmente inquinato dalla plastica, dunque abbiamo deciso di raccogliere questa plastica, di trasformarla e di riciclarla in un tipo di plastica durevole per fabbricare mobili, materiali da costruzione, eccetera. In questo modo la plastica non finisce nei fiumi né negli oceani. Ecco, questa è la prima soluzione possibile. E il bicchiere a rendere, questo è il titolo della nostra puntata di oggi, perché oggi è la seconda delle puntate che dedichiamo a questa campagna di Fuori TG sul bicchiere a rendere, cioè per il riuso della plastica, non il riciclo della plastica. Restituire il bicchiere è possibile? Ne parliamo tra un attimo con i nostri ospiti, però adesso vi spiego qualcosa relativa alla copertina che abbiamo visto. Dunque, abbiamo sentito parlare Mohamed Yunus, bengalese, premio Nobel per la pace nel 2008, intervistato da Alessandro Cassieri, e ha illustrato un modo per ripulire il Mekong con un'impresa sociale. Non a caso gli hanno dato il Nobel, perché la plastica, come dicevo, è cruciale. Potremmo ritrovarci sepolti dalla plastica se non si riesce ad invertire la tendenza. Ecco perché a Parigi se ne è parlato qualche giorno fa e l'intervista di Cassieri a Yunus lo testimonia. Ecco perché anche noi nel nostro piccolo ci diamo da fare e lo facciamo insieme a Legambiente. Stefano Ciafani, direttore generale, che ha sposato la nostra campagna. Buongiorno. Buongiorno. E bentornato anche ad Aldo Mario Cursano, presidente della FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, bentornato anche a lei. Grazie a voi. Ne abbiamo già parlato insieme, ma noi ci teniamo molto e ci torniamo varie volte nel corso di quest'anno e saluto anche un altro dei nostri ospiti ricorrenti, perché sono i comuni che giocano un ruolo fondamentale. Antonio De Caro, presidente dell'ANCI, in collegamento con noi da Bari. Buongiorno sindaco, bentornato. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, noi ci speriamo, un decreto c'è sul riuso di contenitori, ma non riguarda i bicchieri e non riguarda neanche i clienti, riguarda soltanto gli esercenti nel rapporto con i fornitori. Però, nonostante questo, andando in giro per cercare notizie sui bicchieri da recuperare, da riusare, la nostra Eugenia Nante si è imbattuta, come era già successo una volta ad Alfredo D'Amato a Milano, questa volta a Roma, in un pub che questo riuso lo sta facendo. Guardate che cosa ha trovato Eugenia Nante. Per la prima consumazione noi prendiamo un bicchiere, diamo una cauzione di 2 euro a Cristina. Alla fine della serata potete restituire il bicchiere e Cristina vi ridà i 2 euro di cauzione. Altrimenti, se il bicchiere vi piace, lo potete portare anche tranquillamente a casa. Ho iniziato con una sperimentazione la scorsa primavera e adesso stiamo pensando a fare una linea nostra, quindi brandizzare i bicchieri, così che potrà essere anche proprio un ricordo del pub stesso. Loro sono Gianfranco e Federico e hanno creato questi bicchieri di plastica dura che sono riutilizzabili e lavabili tantissime volte. Come vi è venuta questa idea? Allora, l'idea ci è venuta girando un pochettino per l'Europa. Abbiamo visto come nei grandi eventi e negli eventi di massa all'aperto non venivano usati i bicchieri usa e getta, ma venivano usati dei bicchieri riutilizzabili e completamente riciclabili. Un evento che abbiamo fatto a Brescia, siamo riusciti a fare tutto il servizio beverage con la spinatura e quindi è stato utilizzato questo bicchiere per tutte le bevande. Quindi anche l'acqua, per esempio? Anche l'acqua. Risultato plastica usa e getta zero.
Quindi alla fine del concerto avete sperimentato che non ci sono bicchieri per terra? Assolutamente sì, ne abbiamo le prove. Questa cauzione com'è? Troppo, secondo lei, 2 euro? No, perché così uno è invogliato a restituirlo. Perché se fossero 50 centesimi tanta gente la lascerebbe. Lei lo sa alla fine della serata quanti bicchieri questo bar butta? Infatti mi chiedevo proprio questo. Nessuno. Ah, nemmeno un bicchiere. A scoprire Gianfranco e Federico, Stefano Vignarole, che è un deputato del 5 Stelle, che è il promotore del decreto su vuoto arrendere del Ministero dell'Ambiente. È stato un percorso molto lungo e devo dire che ho trovato diverse difficoltà, diverse pressioni per non fare questa legge, perché di fatto elimina la produzione degli imballaggi inutili. La sperimentazione funziona solo nei bar e nei ristoranti? Sì, purtroppo la legge approvata è solo per bar e ristoranti, cioè il consumo fuori casa. Il resto me l'hanno bocciato, diciamo così. Il prossimo lavoro che vorrei fare è quello di cercare di estendere anche al consumatore nella grande distribuzione. Allora, Ciafani, qual è il problema? È l'industria degli imballaggi che si oppone? Ma insomma, quello che diceva l'onorevole Vignaroli è un po', diciamo, quello che succede spesso nelle aule parlamentari o nelle sedi governative. Quando ci sono dei grandi cambiamenti ci sono anche delle resistenze al cambiamento. In questo caso la legge che ha inserito, ha rifatto tornare il vuoto a rendere per una piccola parte della filiera. Il decreto che poi ha fatto il Ministero dell'Ambiente affronta in maniera molto parziale un problema che dovrebbe far tornare in Italia la stessa pratica che c'era negli anni 70 e 80, che riguardava tutti i consumatori. Esatto, però ce la davano noi la cauzione, diciamo, ce la restituivano, noi questa la versavamo. Questa è una delle cose che non funzionano della legge, però come stiamo dicendo in questi mesi, è un tassello iniziale di un mosaico più grande che deve essere costruito nei prossimi mesi, nei prossimi anni, cercando di sistemare le cose che non funzionano in questa normativa, perché il consumatore deve avere i suoi vantaggi anche economici, quelli ambientali li conosciamo, il consumatore deve avere vantaggi economici, anche gli esercenti devono avere i loro vantaggi economici, perché deve essere premiato economicamente un comportamento virtuoso che riduce la produzione di rifiuti usa e getta. E i bicchieri, insomma, usa e getta sono una parte dei rifiuti che si producono e che, ad esempio, noi troviamo in diverse occasioni nei nostri monitoraggi, a proposito delle cose che diceva Yunus, anche nei nostri monitoraggi sui rifiuti che troviamo in mare con goletta verde, nei principali laghi del centro-nord con goletta dei laghi, stiamo facendo i monitoraggi sulle spiagge e sui fiumi, abbiamo iniziato a fare i monitoraggi sui fiumi delle plastiche e dei rifiuti galleggianti nei fiumi della provincia di Salerno, e quello che emerge è che tra l'80 e il 90% i rifiuti che rinveniamo sono fatti di plastica. Anche incentivi diciamo, all'industria degli imballaggi potrebbero indirizzare un certo tipo di produzione? Tutti gli anelli della catena di questa filiera devono essere incentivati anche economicamente. Chi realizza, gli imbottigliatori che promuovono il vuoto a rendere delle bottiglie di vetro o di plastica devono essere anche incentivati economicamente. Allora, ci siamo qua a febbraio, è vicino, siete pronti, Cursano? L'Italian Bar è un modello basato sulla rigenerazione. Le tovaglie, le posate, le ceramiche, il vetro fanno parte di un nostro stile. Il problema è che noi abbiamo seguito modelli che non sono nostri, che non fanno parte della nostra storia, della nostra cultura, perché dietro al tovagliato, al vetro, alla posateria ci sono artigianato, c'è identità, c'è uno stile. Abbiamo seguito i modelli fast food. Quindi del consumo, dove il takeaway ha ucciso un modello italiano e ci siamo riempiti di rifiuti. Che cosa vi serve per tornare indietro da questo modello? Avete bisogno anche voi di incentivi e di che tipo? Cosa manca per lei in questo decreto? Dunque, la gestione della rigenerazione ha un costo di impresa importante rispetto a un qualcosa che dalla carta, dalla plastica, si somministra e si butta. Economicamente, cioè non basta la cauzione, diciamo, che intercorre tra senza voi? Senza ombra di dubbio. La cauzione, ma soprattutto un modello responsabile, valorizzando i luoghi della socialità e del consumo, vuol dire ritornare a quegli anni
che si faceva riferimento, si mangia e si beve nei luoghi deputati, dove si versa la birra in bottiglia viene messa a posto, il bicchiere viene lavato, le posate vengono rigenerate e si crea un impatto da un punto di vista ambientale vicino a zero. Allora, ma il 99% dei rifiuti lo usano il takeaway. Abbiamo chiarito questo punto del takeaway, cerchiamo di andare oltre. Sindaco De Caro, le voglio far commentare quello che ci scrive Roberto, che è una questione che si svolge in Finlandia. Ci scrive il nostro telespettatore Roberto. Nel 2010 in Finlandia ho pagato 40 centesimi di euro in più ogni bottiglia. Fuori del supermercato ci sta una macchina mangia bottiglie uguale a quella mostrata la settimana scorsa. In realtà non era la settimana scorsa, e Ciafani se lo ricorda, era alcune settimane fa ed eravamo a Rimini. Insomma, vorrei sapere questo. Si può scalare non, qui dalla spesa, si può scalare dalla Tari? Voi state facendo qualcosa per ridurla? Sì, io credo che è partito un percorso di ritorno al passato, quindi guardiamo al futuro tornando al passato, che è quello del vuoto a rendere, che se la cauzione la facciamo pagare al cliente finale è chiaro che diventa tutto più facile. Con la normativa attuale i comuni stanno cercando di dare attuazione al vuoto a rendere. Ci sono comuni come, non so, il comune di Bari, il comune di Pomezia, hanno già approvato degli ordini del giorno all'interno dei consigli comunali, proprio per prevedere per il vuoto a rendere da parte degli esercizi commerciali un risparmio, una riduzione della parte variabile della Tari, ma ci sono anche tanti altri comuni che hanno scelto delle attività innovative per cercare di recuperare attraverso, diciamo, una raccolta differenziata i prodotti che arrivano dalle famiglie, ma anche quelli che arrivano dagli esercizi commerciali. Cioè, abbiamo esempi positivi a Faenza, a Torino, a Feltre, a Gennazzaro, non lo so. Sì, guardi, anche a Cassina dei Pecchi, vicino a Milano, c'è un esempio positivo ed è andata per noi Eugenia Nante. Guardate che cosa fanno. Il vuoto a rendere l'abbiamo introdotto nell'aprile del 2016 con il regolamento sulla tassa dei rifiuti. Quindi con una nuova agevolazione. Diciamo, sì, un'agevolazione in effetti dell'imposta pari al 5% della parte variabile della tassa, che in effetti è cumulabile con altre agevolazioni virtuose e si può arrivare a una scontistica della tassa fino al 40%. Siamo a Cassina dei Pecchi, lungo il Naviglio Piccolo della Martesana, nord di Milano. Qui l'obiettivo è ambizioso, azzerare rifiuti e sono guai per chi li abbandona. Sacchetti dell'immondizia numerati, acqua pubblica alla spina e il vuoto a rendere è già una realtà. Noi è da sempre, da 6 anni, da quando siamo aperti, che usiamo solo vetro, da prima che arrivasse questa legge, e poi è arrivata la legge, ben venga, e non usiamo plastica appunto nel locale, e anche bicchieri. Abbiamo questi bicchieri che sono bicchieri che sembra plastica, ma è materiale biodegradabile, è fatto di amido di mais e si butta nell'umido. Qual è quindi alla fine lo sconto sulla Tari? Sono circa 165 euro l'anno di sconto sulla Tari. Invece quanto paga di cauzione al grossista sul vuoto a rendere? Quando prendiamo le bottiglie dal grossista che dobbiamo poi restituire siamo in circa tra i 20 e i 30 centesimi a bottiglia, poi dipende un po' dal formato della bottiglia. Sono bottiglie che noi restituiamo al produttore in quanto sono bottiglie particolari di birra artigianale e vengono riutilizzate nuovamente, non vengono disperse e quindi buttate via. Quindi rilavate tante volte? Sì, vengono igienizzate naturalmente e riutilizzate per della nuova birra. Ha già fatto un conto di quanto verrà a risparmiare con la Tari? Allora, indicativamente circa 200 euro. Noi usufruiamo di un altro 5% per quanto riguarda le spille, le bevande alla spina, pertanto grazie a questo incentivo usufruiamo già di un 5% in più. Per me è una buona cosa il fatto che ci sia il vuoto a rendere, come c'era il latte a suo tempo che si riportava la bottiglia dal lattaio. È una cosa buonissima il vuoto a rendere, ma non è proponibile, perché che mia moglie mi dia 6 più 6, 12 bottiglie, 2 cassette che pesano quello che pesano,
per andare al supermercato, il parcheggio, portali fuori, dentro, per... Sì, ci vuole una testa che non credo che molti abbiano. D'accordo, magari non abbiamo questa testa, però quando c'è la differenza poi nel nostro portafoglio, Sindaco De Caro, richiamo di nuovo lei in causa. Voi come ANCI potete incentivare, diciamo, in qualche modo, anche se lo so che non è contenuto nel decreto, una riduzione di questa tassa? Noi stiamo cercando da un lato come ANCI di spingere sui comuni per la riduzione della parte variabile della TARI, che è la parte sulla quale possiamo incidere come amministrazioni comunali, e stiamo cercando di distribuire anche degli esempi positivi, virtuosi, delle buone pratiche, ecco così si chiamano. Per esempio, ci sono comuni come Genazzano che il vuoto arrendere lo fanno con le bottiglie di plastica e versando la bottiglia di plastica si acquisiscono dei punti su una smart card attraverso la quale è possibile prendere l'acqua gratuitamente, anche quella frizzante, l'acqua comunale. Il comune di Feltre fa il vuoto arrendere con per esempio le scatolette, con le lattine, e anche lì c'è la possibilità di avere dei punti per poter fare degli acquisti negli esercizi commerciali della città o per entrare gratuitamente al museo civico. Nel mio comune si può fare la raccolta differenziata conferendo all'interno dei cosiddetti centri di raccolta, quelli fissi e quelli mobili, si ottengono dei punteggi da spendere in alcuni esercizi commerciali, nei supermercati in particolare. Senta, ma lei che ne pensa del bicchiere a rendere? Glielo chiedo proprio come presidente dell'ANCI. Secondo me aiuterebbe l'ambiente e contemporaneamente aiuterebbe anche il decoro urbano delle nostre città, perché molte volte, soprattutto nelle zone della Movida e nei fine settimana, la mattina troviamo un tappeto di bicchieri di vetro, bicchieri di plastica. Allora perché non lo incentivate? Avete pensato a incentivarlo? Sì, noi stiamo facendo come Associazione Nazionale dei Comuni una campagna in particolare sulle aziende che si occupano di somministrazioni di alimenti, ma soprattutto di bevande, per cercare di convincere i comuni a introdurre la riduzione della parte variabile della TARI proprio per quegli esercizi commerciali che adottano il vuoto a rendere. Aspetti che su questa però del bicchiere a rendere Cursano vuole dire qualcosa. Presidente, prego. Abbiamo chiesto 2 incontri con l'ANCI proprio per condividere dei valori e delle prospettive, e parlo come FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, 300.000 attività. Se non mettiamo insieme una visione per incidere sui comportamenti, sul consumatore, sugli stili di vita, non ne usciamo a situazioni spot. Ci sono delle aree sensibili, ma secondo me dovremmo trovare un metodo, una metodologia, e fare in modo che tutti i comuni lavorino in una certa direzione. E bisogna imporre a chi immette sul mercato questi miliardi di tonnellate di plastica di rivedere i propri processi produttivi. Ricordo che prima nei bar, nei ristoranti, venivano create delle linee dedicate a rendere, che identificavano proprio un prodotto, una linea. Noi occorre riappropriarci di una responsabilità sociale, perché stiamo parlando... Allora, della nostra vita, noi cerchiamo di prendercela, diciamo, vi coinvolgiamo tutti, sì, e torneremo. Se posso, io sono stato coinvolto 2 volte dalla FIPE, ma era tutte e 2 le volte per parlare della Bolkestein, non ho a mia memoria richieste dall'associazione. Allora, scusate, su questo telefonatevi e quando sarete d'accordo vi richiamiamo qua. Ciafani, il ricarico della bottiglia del latte, il ricarico, una cosa che si faceva un tempo, abbiamo sentito, ci sono anche un po' di resistenze culturali? Ma le resistenze culturali ci stanno, ma si superano. Quando 20 anni fa si parlava di togliere i cassonetti dalle strade per la raccolta differenziata e passare alla raccolta domiciliare, c'è stato qualche piccolo tentennamento, ma oggi si fa in alcune migliaia di comuni, ci sono 20 milioni di italiani che sono serviti al porta a porta, sono spariti i cassonetti dalle strade, ci sono i bambini di oggi non hanno mai conosciuto ma un cassonetto della raccolta mondo, differenziata. Ma voi quando fate Puliamo il mondo, trovate i bicchieri per terra davanti ai pub? E allora, non solo per Puliamo il mondo a fine settembre, ma anche nelle altre campagne, spiagge e fondali puliti a fine maggio, quando facciamo non solo la raccolta dei rifiuti sulle spiagge, ma facciamo anche il censimento, che abbiamo raccontato alla conferenza mondiale dell'ONU di New York, l'abbiamo raccontata alla conferenza di Malta organizzata dalla Commissione Europea un mese e mezzo fa.
La gran parte dei rifiuti che troviamo nell'ambiente sono usa e getta, lì bisogna intervenire. Allora, noi tanto ci torniamo, avete capito, voi siete con noi, lo sappiamo, torneremo con tutti voi a parlare di questo tema. Per oggi purtroppo non abbiamo altri secondi, giusto il tempo di salutare i nostri ospiti e voi telespettatori che ci avete seguito e di dirvi il tema di domani. Domani parliamo del cibo, come cambia il nostro corpo e scoprirete insieme a noi delle cose interessanti. Ci vediamo domani, sempre qui in diretta alle 12:25 su Rai 3. Arrivederci.